Nuovo spazio notizia, ben ritrovati. Nuovo spazio notizia dedicato al mondo della legge e insomma in qualche modo a cercare di dare qualche suggerimento anche a chi si trova in una condizione di cercare di capire qualche cosa di ciò che sta accadendo nella propria vita in ambito legale, ecco. E già l'ultima volta ci siamo occupati proprio di uno degli aspetti forse più noti e controversi, che è quello del mondo dell'eredità, delle successioni in genere. E così come l'ultima volta abbiamo concluso appunto con l'avvocato Maria Franzetta, che saluto e ben ritrovata qui con noi dello studio legale Franzetta d'Assano, abbiamo parlato appunto di questo ambito e ci eravamo un po' interrotti sulla parte della cosiddetta quota legittima, no? In qualche modo, cioè di quella parte l'obbligo di lasciare una quota di eredità a certi parenti prossimi, come il coniuge, i figli e gli ascendenti. Insomma, riprendiamo un po' questo tema perché l'avevamo detto l'altra volta, è estremamente ampio ed articolato. Ma ad esempio, uno dei nomi, dei termini che si sente spesso citare è quello del legato testamentario. Ma che cosa vuol dire? Cosa significa questa parola queste due parole un po' difficili? Buonasera. Allora, non è una cosa stranissima, è che ciascuno di noi, quando decide di fare testamento, può lasciare i propri beni tutti a uno o più eredi, pro quota tra di loro, come si decide, e quelli sono gli eredi universali. Potrebbe anche decidere di lasciare una cosa determinata ad una persona particolare, tipo, che so, facciamo l'esempio della mia collezione di francobolli all'amico filatelico. In questo caso, questo bene determinato a quella particolare persona si chiama legato. Io lego a questa persona la mia collezione di francobolli. Il legato, a differenza dell'eredità, non deve essere accettato, si riceve puramente e semplicemente. Ah, ecco, quindi cambia, ecco, però parla di accettazione dell'eredità, quindi se esiste l'accettazione c'è anche un rifiuto, cioè l'eredità può anche Certo, essere rifiutata? l'eredità è un dono che ci viene fatto dopo la morte di chi ci ha preceduti, e come tutti i doni io posso accettarlo, posso rifiutarlo. Normalmente l'accettazione, parliamo dell'accettazione, tanto l'accettazione che la rinuncia all'eredità, può essere fa la rinuncia deve essere fatta espressamente, cioè io vado a dichiarare che quell'eredità non la voglio. L'accettazione invece si può fare tanto espressamente che tacitamente. Espressamente quando lo si fa per atto pubblico, scrittura privata, e tacitamente quando invece per i fatti come vengono sviluppati si dà a intendere che quell'eredità la si è voluta ricevere. Per esempio, io vendo un bene che ho ereditato, se Certo, lo vendo vuol dire che l'ho l'ho preso, accettato. Ecco. certo. Ecco, quindi accettare o rinunciare o rifiutare, insomma, ma è possibile sempre quando si vuole, o cioè, ci sono dei limiti temporali, dei momenti. Allora, i limiti temporali ci sono perché non si può avere, c'è questa eredità e io l'accetto tra Sì, 100 anni, ammesso che 100 anni ci arrivi. certo. E la legge dà un termine di 10 anni, che è già un termine molto lungo, per dichiarare se si accetta l'eredità o se la si rifiuta. Tuttavia, siccome il termine è molto lungo, nel caso in cui ci sia qualcuno interessato, può essere un coerede, a sapere se io questa eredità la voglio o non la voglio, può rivolgersi al giudice, al tribunale, e chiedendo che venga fissato un termine entro il quale io, in questo caso, sono costretta a dichiarare se voglio accettare o non voglio accettare l'eredità. Se decorso questo termine, io comunque non dichiaro niente, è come io perdo il diritto ad accettare l'eredità, quindi come se l'avessi rifiutata, e chi ha interesse ad accrescere la sua quota la crescerà, eccetera. Sì, ecco. E si parla anche di accettazione di eredità con beneficio di inventario, che poi è un termine che in qualche modo fa parte anche ormai del linguaggio Sì, comune, no? infatti normalmente si Ma dice: ah, vedo io faccio questo col beneficio di esatto. Ma quindi inventario. invece è un termine legale, È un almeno di. termine legale, un Ecco. termine dell'eredità. Per esempio, se io immagino che, oppure so di certo che il testatore, chi mi ha lasciato l'eredità, il de cuius, aveva dei debiti, perché dobbiamo innanzitutto dire che
L'eredità, quando uno eredita, eredita i diritti, eredita il diritto di proprietà sulla casa, sul fondo, i titoli di credito, eccetera, però eredita anche i debiti, i debiti verso i creditori, i debiti verso lo Stato, per IRPEF, IVA, eccetera. Allora, se io posso, immagino che il mio testatore, il decurius, avesse dei debiti, per non doverli pagare col mio patrimonio, perché se io accetto semplicemente, puramente semplicemente, io accetto debiti e crediti, quindi una volta che sono finiti i crediti devo pagare i debiti di mio, con, perché diventano, mio, miei, perché diventano miei anche quelli, allora io posso accettare col beneficio di inventario, cioè faccio questa dichiarazione di accettazione col beneficio di inventario davanti per atto pubblico, quindi davanti al notaio, scrittura privata, e faccio l'inventario, redigo l'inventario, e in questo modo io rispondo dei debiti solo nell'ambito dell'attivo ereditario. Sì. Quindi una volta che venduto tutto l'attivo ereditario dovessero avanzare ancora dei debiti da pagare, non li pago più io. Ecco, ma ai fini pratici, insomma, che cosa succede? Come funziona? Succede appunto, per esempio, le faccio l'esempio che io eredito un immobile di che vale 100.000 euro, però il mio decurius aveva debiti per 150.000 euro. Se io non faccio il beneficio all'inventario, devo pagare, una volta che ho venduto l'immobile e dato via i 100.000 euro, devo pagare gli altri 50.000 di mio, come si diceva prima. Se io invece io faccio il beneficio all'inventario, una volta che ho pagato con la vendita dell'immobile 100.000 euro, io non devo pagare più niente. Sì. È tutto lì, sì. Quindi è molto importante. Parlando del beneficio in inventario, ci sono delle categorie però che, per cui la richiesta, l'accettazione col beneficio di inventario è obbligatoria, per esempio i minori, per esempio gli interdetti, oppure le società, le persone giuridiche, eccetto le società, gli enti. Loro, per poter accettare, devono comunque accettare col beneficio di inventario. In modo che non ci mettano che del non proprio, ci debbano, diciamo, mettere del proprio. Quindi la successione è l'erede vende quello che ha acquisito, paga i creditori del defunto e si trattiene ciò che avanza. Se avanza. Più o meno così, perché è molto più complesso la procedura del beneficio di inventario. Una volta che si fa l'inventario, che si dichiara di accettare col beneficio di inventario, viene il cancelliere del tribunale manda tutto presso la conservatoria dei registri immobiliari, dove vengono annotati anche l'eredità, e io tramite, con l'assistenza di un notaio, quindi non per conto mio, con l'assistenza di un notaio vendo i beni, quello che ricavo viene suddiviso con lo stesso sistema che per i fallimenti tra i vari creditori, per certo. Cui se si ricava di più di quello che è il passivo, si dà tutto e si avanza qualcosa, viene a me. Se invece si ricava di meno, si dà ai vari creditori pro quota. Questa è una possibilità. L'altra possibilità invece è quella di dare quella che in latino viene chiamata accessio bonorum, cioè dare i beni ai creditori, i quali nominano un curatore, il curatore vende, suddivide sempre concursualmente, come si fa nei fallimenti, e quello che avanza, se avanza qualcosa, viene dato all'erede, altrimenti è finita là. Ok, insomma, quindi abbiamo esplorato anche questa opzione possibile, che sicuramente in alcuni casi diventa piuttosto rilevante. Grazie allora per ora all'avvocato Maria Franzetta, dello studio legale Franzetta d'Assano, per averci appunto raccontato e illuminato su questi argomenti che, come ho detto, riguardano un po' tutti, ma a volte sono anche piuttosto complessi. Grazie a voi per averci seguito.